Amici, eccoci pronti nella nostra anteprima di Sempre Curiosa. Sta per iniziare il No, programma, scusate, un Brunino! attimo, sto mettendo a posto il mio tablet e un Questa è la attimo, scaletta. sì, la scaletta, questa qui ti può servire anche per pulire i vetri in casa, Su come un pezzo di un vecchio calendario. dice. Sì. No, non è vecchissimo, è il mese scorso, io non voglio buttare mai i fogli, ma schiaccerei il tasto per avviarla. Perché noi siamo pronti, la regia è Prontissima. prontissima, eccola qui. Questa è la luce, il massimo che vi posso All'oltretomba. concedere. Ok, Allora, schiaccio. se siamo tutti pronti, via con la sigla. Amici, eccoci finalmente insieme. Un bacio gigante da Joy. Mua! Eccoci qui per un nuovo appuntamento di Sempre Curiosa. Che cos'è Sempre Curiosa? Per chi non lo sapesse ancora, io glielo ricordo perché è un appuntamento davvero molto molto amichevole. Eh sì, è un incontro dove condividiamo un sacco di curiosità, informazioni e tanto tanto altro. Ovviamente ci interessiamo anche del nostro territorio e viaggiamo anche a livello nazionale e quindi spaziamo dalla cultura alla musica, all'arte, agli eventi che accadono intorno a noi e anche a notizie curiose come per esempio il paranormale. Ci è capitato anche questo. Sempre Curiosa spazia da un argomento all'altro, è appassionata di tanti argomenti e oggi vi voglio regalare un piccolo video tutorial che ho realizzato in prima persona per voi per consigli su come impacchettare i vostri regali, non soltanto a Natale, ma anche per un evento speciale, un compleanno, un'occasione, eccetera. Diversi modi di impacchettare il vostro pensiero per la vostra persona speciale. Quanti modi carini esistono per impacchettare e rendere ancora più preziosi i nostri pensieri per chi amiamo, la nostra persona speciale. Questi ovviamente erano soltanto alcuni esempi, ce ne sono tantissimi altri, spero di potervene mostrare altrettanti se ovviamente vi è piaciuta l'idea. Ma adesso ci dobbiamo trasferire nell'entroterra ligure e precisamente a Serraricò, perché noi amiamo il nostro territorio e lo vogliamo vedere e ovviamente esplorare in lungo e in largo e in questo caso lo facciamo per entrare nel mondo dell'arte contadina. Eh sì, perché insieme a Divano
ad Ivano, detto Mister Ibi, scopriamo qualche consiglio su come piantare le piantine di pomodori. Come vedete siamo circondati dal verde, dalla campagna bellissima, perché oggi volevamo darvi qualche consiglio sui pomodori. Il mio papà ama ovviamente piantare il suo orto, lo fa tutti gli anni, e adesso che è, diciamo, periodo di pomodori, scopriamo insieme a lui come potete fare anche voi, se avete un piccolo spazietto, a coltivare appunto i pomodori. Partiamo dall'inizio, papà, partiamo dai semini. Sì, diciamo che l'opzione è o partendo dai semini, seminandoli in una cassetta, oppure comprando direttamente le piantine nei negozi che vendono appunto le semenze, quelle cose lì. Ecco, per esempio i semini quando in teoria andrebbero piantati? Ora siamo un pochino in ritardo. Sì, sì, diciamo verso il periodo di aprile, ovviamente al sole, con un vetro, si mettono o a spaglio in una cassettina, diciamo, di polistirolo, oppure a file, e poi vanno diradate, ovviamente per far sviluppare meglio le piante. Con un po' di concime anche mischiato con la terra. Sì, esatto, con la terra un po' concimata. Sì. Ecco, invece adesso siamo nel periodo giusto, per esempio, per acquistare già la piantina, esatto, un pochino sì, cresciuta, sì, tipo sì. 15 centimetri. Sì, sì, 10-15 centimetri, sì. Come si fa? Se uno appunto è arrivato un po' in ritardo e inizia adesso, va a comprare le piantine, com'è il procedimento a questo punto? Il procedimento, devi fare il solco nella terra, concimarlo con letame o quant'altro, scarti vegetali, e poi si mettono le piantine a una distanza di 50 cm una dall'altra sulla fila, e tra le file sempre più o meno una distanza di 60 cm. Ecco, poi mi dicevi che è importante quando crescono un pochino mantenerle dritte queste piantine, giusto? E si utilizzano le canne. Sì, 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 le canne quando hanno circa un'altezza di 15 cm si mettono le canne, si incrociano oppure su una fila e si mettono i sostegni per far sviluppare le canne. E poi invece per proteggerle da una malattia che mi dicevi si chiama? Sì, periodicamente bisogna dare un po' di verderame, perché la malattia che si chiama peronospora è quella che brucia le foglie e praticamente la pianta secca. Quindi si fa questo procedimento saltuariamente per fare sviluppare bene la pianta senza la malattia. Ecco, a questo punto noi vogliamo sapere quando possiamo mangiare i nostri pomodori, diciamo, partendo dai semini piantati ad aprile, quando iniziamo a vedere il frutto del nostro lavoro? Più o meno ci vogliono un paio di mesi, quindi diciamo fine giugno si cominciano ad avere i primi pomodori. I pomodori sono un po' il simbolo della stagione estiva, no, quando arriva il caldo uno dei piatti principali, insomma, è sempre il pomodoro, in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, eccetera, viene utilizzato e soprattutto gustato. Devo dire che abbiamo visto il procedimento per piantare i pomodori, ovviamente a livello, diciamo, amatoriale, passatemi il termine, e devo ringraziare Ivano, che mio padre, ho coinvolto in questo video, perché lui è appassionato da tanti anni, esperto nel suo piccolo di coltivazione. Questo è un invito anche a farlo a casa vostra, se avete un piccolo spazio esterno, un piccolo appezzamento di terra, perché comunque l'arte agricola è davvero preziosa e quindi va sviluppata. Io che ho assaggiato i pomodori, perché ormai queste piante hanno fatto i loro frutti, devo dire che sono venuti molto molto buoni, quindi ne vale davvero la pena. Adesso cambiamo argomento e ce ne andiamo sul sito di Sempre Curiosa, www.semprecuriosa.it. Non manca molto a una festa amatissima dai bambini, ma non solo, anche dai grandi, ed è la festa di Halloween. E oggi, restando nel mondo della creatività di cui abbiamo parlato poco fa, vorrei raccontarvi di
boccali che si possono decorare appunto a tema Halloween. Questa foto che vedete è una foto di un lavoro che ho realizzato personalmente ed è un consiglio se vi piace ovviamente sviluppare la manualità. È interessante perché si può essere esperti oppure no, ma si possono creare delle cosine davvero davvero carine. Quindi scegliete un'immagine relativa a Halloween, per esempio sul web, se non siete molto pratici di grafica, stampatela e su un foglio per esempio di vinile adesivo e poi ritagliatela e si applica serenamente con semplicità su dei boccali, dei bicchieri di vetro, delle tazze eccetera. Se invece siete un pochino più preparati e attrezzati soprattutto e magari avete un plotter da taglio e siete anche, perché no, bravi con la grafica, potete realizzare delle vostre icone, delle vostre immagini personalizzate, anche scritte con auguri, con nomi eccetera, e tagliare ovviamente con ancora più semplicità la vostra immagine ed applicarla poi sul supporto che avete scelto. Ovviamente questo è soltanto un esempio delle cosine carine che si possono realizzare per Halloween in maniera fai da te. Su questo articolo, che si chiama appunto boccali decorati in stile Halloween, che trovate sul nostro sito, ci sono anche altri suggerimenti. Adesso state vedendo per esempio una bara realizzata in cartone e con procedimenti di acrilici, di anche altri materiali come la carta igienica, e chi è pratico di attacchi d'arte sa che si usa molto la carta igienica, quindi una scatola porta caramelle ovviamente, ma poi ci sono tantissime altre cose che si possono realizzare e sicuramente in un prossimo appuntamento sarò felice di darvi altri consigli. Ma seguite il nostro sito, il nostro blog www.semprecuriosa.it, perché oltre alle notizie relative al territorio, agli eventi e a tanto altro, trovate anche appunto questi articoli, suggerimento, consigli su cose che si possono fare anche a casa. Adesso finisce la nostra prima parte del programma, ci fermiamo qualche istante ma torniamo fra pochissimo, quindi non vi scollate da lì, Sempre Curiosa ritorna. Ciao a tutti, sono Joy. Perché sono qui? Ta-da! Eccolo qui, questo è il mio libro, il mio primo libro, La lista dei sogni per non dimenticare chi siamo. Beh, mi farebbe davvero molto piacere se voi lo leggeste, perché è un libro per tutti, un libro che parla di sogni. E io tra le pagine inizio con raccontarne 10 miei, personali, per spingervi, spronarvi a ricordare anche quelli che sono i vostri. Sì, perché i sogni non vanno dimenticati. Tra queste pagine ci sono anche illustrazioni che ho personalmente realizzato e che sono dedicate appunto a ciascuno di questi sogni che racconto. Spero davvero che possiate sognare tra queste pagine, perché in fondo ci sono alcuni spazi dedicati proprio a tutti quanti voi, dove potete scrivere e diventare parte integrante di questo libro. Un libro che non è più soltanto mio, ma è nostro. Lo trovate su Amazon. Ciao a tutti!